Dopo la crescente richiesta di vaccini anti-Covid, il comune di Pescara e la ASL in cerca di un'altra sede dove effettuare le dosi. Frenetica l'attività del comune di Pescara con il sindaco Carlo Masci e l'assessore Eugenio Seccia che in sinergia con la ASL e il dottor Di Luzio stanno effettuando sopralluoghi nei possibili hub vaccinali. Tra le ipotesi ventilate e non confermate, una parte del Paladanelli già utilizzato nel recente passato, il Museo Colonna o una palestra. Il sindaco Masci non si sbilancia, ma assicura a tutti i pescaresi che prestissimo un altro centro per i vaccini, vista la richiesta sempre crescente, si aggiungerà alla sede della stazione di Porta Nuova, dove c'è anche la parte in cui si effettuano le dosi per i bimbi dei 5 agli 11 anni, oltre che la sede per gli adulti. Lei ovviamente al momento non si sbottona perché immagino che le trattative siano in corso, ma cosa ci può dire? Intanto è vero che c'è una corsa alle vaccinazioni. Noi fino alla settimana scorsa con il centro vaccinale della stazione di Porta Nuova riuscivamo a soddisfare tutte le richieste, anzi c'era molta gente che andava senza prenotazione e poteva fare tranquillamente il vaccino senza fare nessuna fila. Dall'altro ieri invece c'è un'intensità notevolissima lì alla stazione di Porta Nuova. Di persone che vogliono vaccinarsi. Questo ha indotto la ASL a chiederci un altro spazio per aprire un altro centro vaccinazione a Pescara insieme a quelli che già ci sono, cioè quello della stazione per gli adulti e quello della stazione per i bambini da 5 a 12 anni. Ci siamo messi subito in moto, stiamo cercando degli spazi su Pescara, potrebbe essere una palestra. La verifica è stata fatta anche sul Museo Vittoria Colonna che ha ospitato il centro di protezione civile, il COC. Certo, la ipotesi migliore sarebbe tornare al palafiere anche in una situazione ridotta, però questo non dipende da noi perché il palafiere non è di proprietà pubblica ma è di proprietà privata. Verificheremo la disponibilità. Comunque una cosa è certa, Pescara avrà un altro centro vaccinale perché c'è la necessità. Aprirà quando? Aprirà, questo dipenderà dalla ASL perché la ASL deve comunque organizzare il servizio con i medici, con gli operatori sanitari. Il comune si è caricato l'onere di trovare uno spazio per poter ospitare un altro centro vaccinale. Non solo corse ai vaccini, anche ai tamponi. Questa necessità è sorta l'altro ieri, quando c'è stata veramente la corsa ai vaccini e la corsa ai tamponi. Le farmacie non bastano più, non basta più neanche il centro che noi abbiamo aperto allo stadio, dove l'altro ieri, ci sono state 1.070 richieste solo in un pomeriggio di tamponi. Masci si rivolge ai concittadini. Ma io dico soprattutto state attenti. Muovetevi con le precauzioni del caso, ognuno deve fare la sua parte.